Hey! Parliamo di conto deposito oggi? Beh, direi proprio di sì, in quanto stanno diventando degli strumenti finanziari davvero diffusi. Li vedo quasi ogni giorno in pubblicità, con dei tassi che sembrano anche interessanti e sono dovuti soprattutto alla politica monetaria della Banca Centrale Europea, che hanno dato anche a questi strumenti dei tassi che non si vedevano ormai da 10 anni. Ecco, e quindi qui la domanda viene spontanea: sono degli strumenti utili da utilizzare come investimento, oppure c'è qualche trabocchetto che magari la gente non conosce? Ed ecco che arriva proprio questo video per chiarire vantaggi e svantaggi dei conti deposito, e vi consiglio, se state pensando di investire i vostri soldi in questi strumenti, di farvi affiancare da dei professionisti che vi possano appunto indirizzare su come, quanto e perché utilizzare questi strumenti di investimento, come ad esempio io, che da qualche mese sono diventato un consulente finanziario autonomo. Vi lascio in descrizione qualche link d'approfondimento. Innanzitutto, che cos'è un conto deposito? Come abbiamo appena detto, è uno strumento di investimento molto simile ad un conto corrente. La differenza principale molto spesso è che manca la funzione di strumento di pagamento, quindi se volete andare a comprare una caramella dal tabacchino con un conto deposito difficilmente riuscite a farlo, anche se in realtà anche col conto corrente non riuscite a farlo molto spesso, visto che hey, siamo in Italia, la patria della digitalizzazione. Perfetto. In cambio però, se versate i vostri soldi all'interno di un conto deposito, questo riuscirà a darvi dei tassi di rendimento molto maggiori rispetto a un conto corrente, che tradizionalmente in realtà ha dei rendimenti pari a zero. Un'altra caratteristica dei conti deposito molto simile ai conti correnti è quello che anche questi strumenti appartengono al fondo definito FITD, che permette di erogare una garanzia sul capitale versato all'interno di questi strumenti fino a 100.000 euro per ogni istituto bancario. Quindi se la banca dovesse fallire, ecco che in quel caso non perdereste i vostri soldi, ma interverrebbe il FITD al limite massimo di 100.000 euro per restituirvi il vostro capitale. Qui attenzione che come garanzia non stiamo parlando della garanzia di rendimento, ma garanzia di capitale, quindi vi restituirà solo quello che avete versato. Un'altra caratteristica da conoscere dei conti deposito è che hanno diversi gradi di liquidabilità dell'investimento. Infatti esistono 3 tipologie di conti deposito: il conto libero, vincolato e svincolabile. Nel primo caso, e cioè il conto deposito libero, il cliente può prelevare o versare denaro senza alcuna limitazione di tempo e di importo, e senza anche alcuna penalizzazione sugli interessi riconosciuti. Attenzione però che alcuni conti deposito, anche se liberi, si prendono la facoltà di erogare le somme entro 32 giorni dalla richiesta, quindi c'è comunque un gap tra la richiesta di restituzione dei soldi e l'effettiva restituzione. Nel conto deposito vincolato invece il cliente beneficia di rendimenti più elevati solo se le somme restano depositate per un periodo di tempo prestabilito dal contratto, e il cliente non può richiederne la loro disponibilità anticipatamente. Quindi nel conto deposito libero posso richiedere quando voglio i soldi indietro, nel conto deposito vincolato no, devo sottostare alla durata contrattuale del versamento. Per concludere, esiste anche il conto deposito svincolabile, che rappresenta un ibrido tra le due forme appena descritte. Infatti è vero che c'è un tempo minimo in cui i soldi devono essere detenuti nel conto per poter generare la remunerazione promessa, ma c'è anche la facoltà da parte dell'investitore di ritirare la liquidità al suo interno. In questo caso però gli interessi fino ad allora maturati non verranno goduti dall'investitore, in quanto ha disinvestito il capitale prima della scadenza prestabilita. Per capirci meglio, se investo su un conto deposito a 12 mesi svincolabile e lascio il mio capitale per 16 mesi, ottengo dopo 16 mesi il capitale investito più il rendimento dei 16 mesi di investimento. Se invece questo capitale lo richiedo a 6 mesi, ecco che la banca del conto deposito mi ridarà indietro solo il capitale investito. Questo perché non l'ho detenuto per i 12 mesi contrattuali. Come regola generale da tenere a mente è: più il conto deposito è meno liquido, quindi ha dei vincoli temporali più lunghi, di conseguenza il tasso di rendimento offerto sarà alto. Quindi da parte dell'investitore bisogna decidere quanto rendere l'investimento più o meno liquido e quale tasso di interesse perseguire. Ecco quindi che da questa breve descrizione dei conti deposito abbiamo capito i diversi vantaggi, e cioè sono dei prodotti piuttosto garantiti sotto i 100.000 euro, hanno diverse tipologie di liquidità dell'investimento e inoltre offrono dei rendimenti sicuramente maggiori rispetto ai conti correnti. Let's go! Let's go! Le pubblicità in questo caso si fermano qui e quindi è mio compito anche raccontarvi tutti gli svantaggi dei conti deposito. Ad esempio, il primo è quello sulla garanzia, perché sì, è vero, come abbiamo detto fino ad adesso, che esiste una garanzia dell'investimento rispetto al conto deposito fino a 100.000 euro, ma nonostante ciò sarebbe bene per l'investitore valutare comunque la tipologia dell'emittente del conto deposito e il suo grado di rischio di fallimento, perché è vero che esiste la garanzia dell'investimento, ma risulta comunque essere una rogna da parte dell'investitore e richiedere i soldi non alla banca ma a questo fondo di garanzia. Quindi è sempre bene limitare il più possibile i rischi nonostante questo tipo di garanzia che abbiamo a nostra disposizione. Altra attenzione molto importante è la seguente, e cioè occhio al marketing. Come abbiamo parlato all'inizio puntata, le pubblicità fanno tanto clamore su questi strumenti, ma in realtà molto spesso non dicono tutta la verità e da parte dell'investitore si potrebbe trovare con brutte sorprese oppure delle speranze che poi in realtà non si avvereranno. Vi faccio qualche esempio di qualche pubblicità che potrebbe trarre in inganno. Può capitare ad esempio che alcune pubblicità dichiarino dei rendimenti promozionali, e cioè ad esempio che durano i primi 3 mesi dell'investimento, superati i quali magari il rendimento si potrebbe abbassare, diventando il rendimento medio dell'investimento molto più basso rispetto a quello iniziale, e magari l'investitore non si può non accorgere di questo dettaglio e quindi trovarsi con dei rendimenti molto inferiori rispetto a quelli che si aspettava all'inizio. Quindi è da tenere in considerazione ad esempio questo elemento. Un'altra cosa che accade spesso è che dei rendimenti magari anche piuttosto interessanti in realtà sono ad esclusivo accesso a dei nuovi clienti della banca, e anche lì, se sono un vecchio cliente e pensavo di raggiungere quel rendimento, in realtà magari potrei non ottenerlo, e questo potrebbe essere un problema. Un'altra casistica è che magari un rendimento interessante dipende dalla provenienza dei soldi all'interno della banca, cioè se ad esempio io porto nuova liquidità all'interno dell'istituto bancario, allora la banca mi premia con un rendimento extra. Quindi anche qui bisogna stare attenti alla tipologia particolare di contratto che abbiamo davanti. Ultimo esempio è quello di stare attenti alla determinati vincoli che possono esistere all'interno del conto deposito, che magari noi non abbiamo previsto, e quindi magari noi volevamo un conto deposito il più possibile liquido, invece dobbiamo detenere i nostri soldi per 24 mesi. Anche su questa cosa magari alcuni investitori poco esperti possono cadere, e quindi bisogna attentamente valutare la tipologia di contratto che abbiamo davanti. Mi piace, non ci sto. Così non si può giocare. Prenderò provvedimenti assolutamente. Un altro aspetto è che quando magari ci propongono un conto deposito con un determinato tasso di rendimento, questo rendimento magari ce lo immaginiamo come infinito, senza nessuna scadenza. Da qui fino alla nostra morte otteniamo quel rendimento. In realtà non è così, in quanto è facoltà da parte delle banche di cambiare le condizioni contrattuali dei conti deposito con un preavviso minimo di 2 mesi. Quindi, base a come cambiano la natura dei mercati finanziari, allora anche i rendimenti possono cambiare. Quindi un ulteriore consiglio è quello di valutare tempo per tempo se effettivamente quel rendimento offerto dalla banca sia conveniente rispetto alle soluzioni che ci propone il mercato. E visto che stiamo parlando di rendimenti, spendiamo ulteriori riflessioni e chiediamoci: ma questi conti deposito sono veramente efficienti? Offrono dei rendimenti che sono competitivi rispetto a quelli che magari ci potrebbe offrire il mercato finanziario? Ecco che per rispondere a questa domanda dobbiamo chiederci come funziona tutto questo gioco dei conti deposito, in quanto i rendimenti che le banche ci offrono non è che vengono dal nulla. E un'altra riflessione è che magari molto spesso le persone pensano che le banche possono stampare moneta, ma non è così che funziona. Le banche non possono stampare moneta. E quindi questi rendimenti da dove vengono? Beh, semplicemente vengono che le banche investono nei mercati finanziari e una parte del rendimento che ottengono la trasferiscono ai conti deposito. Quindi ecco la risposta alla nostra iniziale domanda. Fatte le dovute attenzioni e le giuste ricerche, riusciamo a trovare tranquillamente all'interno dei mercati finanziari dei prodotti che ci garantiscono dei rendimenti superiori rispetto a quelli dei conti deposito. Ecco quindi che i conti deposito in realtà non sono degli strumenti particolarmente efficienti, perché ci sono delle alternative magari più allettanti. Un ulteriore aspetto da considerare è l'efficienza fiscale dello strumento, in quanto alcuni strumenti finanziari hanno dei vantaggi fiscali piuttosto interessanti. Sto parlando tipicamente dei titoli obbligazionari di Stato. Per questi l'imposizione fiscale dei rendimenti è del 12,5%, mentre per i conti deposito è del 26%. Quindi in realtà troviamo sui mercati finanziari non solo degli strumenti che magari ci garantiscono dei rendimenti superiori, ma oltretutto hanno anche un'efficienza fiscale dalla loro parte, e quindi anche qui c'è da valutare se conviene o meno questo tipo di investimento nei conti deposito. Questo tipo di ragionamenti li ho fatti anche per i miei clienti. Infatti ad alcuni clienti li ho fatto disinvestire una parte dei soldi del conto deposito e li ho fatti investire in dei titoli obbligazionari a più alto rendimento e con una maggiore efficienza fiscale, e ovviamente in tutto ciò l'investitore è felice e contento perché ha ottenuto un extra rendimento rispetto a quello che stava facendo prima. Se siete interessati anche in questo processo di pianificazione finanziaria, link in descrizione per prenotare una videochiamata gratuita. Se capiti sotto le mie grinfie. Quindi abbiamo visto vantaggi e svantaggi dell'investimento in un conto deposito, e allora la domanda è: quando possiamo usare in maniera intelligente questo tipo di strumento finanziario? Beh, innanzitutto, se siamo degli investitori assolutamente avversi al rischio, cioè non vogliamo rischiare neanche un centesimo del nostro patrimonio, allora i conti deposito possono fare al nostro caso, in quanto grazie all'esistenza di questo FITD, se investiamo i nostri soldi in un conto deposito siamo piuttosto sicuri di non subire perdite al di sotto dei 100.000 euro e ottenere anche un rendimento. Quindi se non vogliamo assolutamente rischiare i nostri soldi, il conto deposito può essere la giusta decisione di investimento. E tra l'altro, se siete tra questi, io ho a disposizione una shortlist dei migliori conti deposito fatta tenendo conto di tutte le valutazioni che ho fatto, che vi ho spiegato in precedenza. Quindi anche qui, se siete interessati, potete accedere alle mie consulenze anche in questo ambito. Se invece siete degli investitori con un appetito per il rischio maggiore, come vi accennavo prima, si va nei mercati finanziari per scegliere degli strumenti più efficienti, e cioè con un rendimento maggiore ma magari aumentando leggermente il rischio per l'investitore, rischio che comunque non aumenta più di tanto se si fanno le giuste valutazioni. Eccovi quindi un esempio di una pianificazione finanziaria che tra l'altro ho utilizzato per alcuni miei clienti, al cui all'interno c'è un utilizzo intelligente di un conto deposito, e cioè utilizzare un conto deposito libero per una parte marginale della liquidità. In questo caso otterrete un rendimento superiore rispetto al conto corrente, ma otterreste comunque quella liquidità molto vicina al conto corrente, in modo tale da utilizzare eventualmente quella disponibilità per spese impreviste o magari per qualche sfizio che vi volete togliere. Tutto il resto della liquidità a nostra disposizione lo possiamo utilizzare per un'ottica di più lungo periodo su determinati strumenti di investimento in base al grado di rischio e alle volontà dell'investitore, e un'altra parte di liquidità da gestire con l'utilizzo della strategia di laddering, che vi spiego in un articolo che potete trovare tra le fonti del video. La strategia di laddering ci dice che possiamo investire la nostra liquidità su diverse scadenze. Ad esempio, investo a 6 mesi, a 12 mesi, a 24 mesi su dei titoli obbligazionari. In questo modo ci permette di avere una rigenerazione continua della liquidità e step by step ci permette di decidere come riutilizzare di volta in volta i soldi ottenuti dai successivi investimenti. Questa strategia di laddering ci permette una pianificazione migliore della liquidità e inoltre ci permette di utilizzare degli strumenti più efficienti rispetto al conto deposito. Quindi abbiamo una parte marginale sul conto deposito, una parte di liquidità utilizzando la tecnica di laddering e utilizzando dei titoli obbligazionari attentamente selezionati, e magari un'altra restante parte della liquidità a nostra disposizione per degli investimenti di più lungo periodo e magari ricercare dei rendimenti più interessanti. Eccovi quindi un esempio di una pianificazione finanziaria molto più dettagliata e intelligente, che costruisce il portafoglio in base alle esigenze del cliente. Se siete interessati a questo tipo di discorsi, potete o contattarmi e vi faccio io una consulenza sulla costruzione della vostra liquidità e come gestirla al meglio in base ai prodotti più efficienti a disposizione, oppure se volete imparare come si ragiona in questi ambiti, Sono sempre a disposizione i miei corsi di formazione Finance Coaching per aumentare la vostra educazione finanziaria. Quindi, come vedete, vi ho dato un sacco di consigli per valutare questo investimento all'interno del conto deposito, oppure vi do anche delle alternative da un professionista di formazione oppure di consulenza diretta. Spero di avervi chiarito questo ambito dei conti deposito e come eventualmente evitare alcune sorprese spiacevoli, e ci vediamo al prossimo video. Io vi ringrazio per l'attenzione. Link in descrizione per prenotare la vostra videochiamata gratuita. Ciao ciao!